il rito del mascheramento. Nella spettacolare costruzione dell'evento carnevalesco, soprattutto a Venezia, si ripete ogni anno l'apoteosi collettiva del rito del mascheramento. Azione antichissima e profonda, diffusa per i motivi più disparati in ogni angolo del pianeta, trova nelle luci e nei colori della Serenissima il suo apice estetico e rappresentativo. Non è un caso che dopo molti secoli la magia di questo tempo eccessivo non ha perso la forza rituale dei momenti di massimo splendore. Il trucco, il mascheramento, il cambiare sembianze o colore è un processo di trasformazione antropologica che nell'era contemporanea ha assunto il carattere ripetitivo della quotidianità. Se il carnevale non perde la capacità di emozionarci, il cambiare aspetto creando per ognuno di noi l'attrezzatura esistenziale del look è diventato l'imperativo irrinunciabile per ogni abitante del pianeta. Questo cambiamento, come per il mascheramento carnevalesco, non è detto che corrisponda al nostro essere, ma spesso è una rappresentazione di quello che vorremmo essere e il trucco, temporaneo o permanente, ci aiuta. Cambia sicuramente anche l'aspetto dell'eccesso e della trasgressione circoscritto a quei pochi giorni in un'epoca come la nostra, che non riesce più a capire la normalità e dunque vive in una continua aggressione ai limiti del trasgredibile. Se tutto è permesso, niente è veramente eccessivo e dunque il ritrovarsi nelle calli di Venezia con costumi barocchi ed ebri e delle suggestioni di un passato che si rinnova senza tradirsi ci entusiasma. Una vacanza emozionale che un tempo portava ad ogni impossibile esagerazione ed oggi ci riporta al valore sapiente del sogno di poter vivere la vita degli altri, di indossare una maschera, un trucco meno pesante e sopportabile di quello che mostriamo ogni giorno. Ciao, allora mi sai dire qual è il senso del travestirsi? Travestirsi, allora, durante il Medioevo il travestimento era piuttosto un po' più inquietante perché serviva per uccidere, serviva per tipo, come si dice quando uno deve ha qualcosa da vendicare, come una vendetta, e non si vedeva chi è che aveva ucciso perché aveva la maschera. Poi il travestimento negli anni 70 era omosessualità, cioè quando era proibita l'omosessualità, adesso l'omosessualità fa ridere, ma quando era proibita l'omosessualità i ragazzi e le ragazze si vestivano, i ragazzi da donne e le ragazze da uomo, per far vedere che è carnevale. Oggi si vestono solamente i turisti, mentre negli anni 70-80 anche i veneziani si travestivano, addirittura i commessi e i padroni di negozio, anche al mercato di alto, le persone che vendevano frutta, verdura e pesce avevano il costume da carnevale. Che cos'è che rende così speciale Venezia? Il carnevale? Non ci sono le automobili, tesoro, e non ci sono i carri. Perché i carri allegorici sono solamente nelle città con l'automobile. Venezia è tutto carnevale, non c'è soltanto un campo o una piazza. Venezia è carnevale dalla stazione fino a Sant'Elmo. Ciao, innanzitutto è la prima volta che partecipi al carnevale di Venezia? Sì, è la prima volta che sono qua a Venezia al carnevale. Secondo te qual è l'elemento più importante dell'abito, insomma del travestirsi? L'eleganza, la ricchezza, che cosa? Il divertimento. Ciao innanzitutto. Ciao. Allora, che cos'è che rende così particolare e speciale il carnevale a Venezia? È una domanda non troppo semplice, perché da veneziana potrei semplicemente dire che è perché Venezia è una città che comunque è speciale. Quindi tutto quello che succede qui diventa in qualche modo speciale. In particolare è, credo, l'atmosfera che si riesce a creare, il fatto che non ci sono macchine, quindi tutti camminano e c'è questa sensazione di allegria e di voglia proprio di mascherarsi, per un po' di giorni essere qualcos'altro. Qual è invece l'elemento più importante del vestito? Dipende da come una persona è vestita. Allora, io personalmente preferisco più le maschere più semplici che quelle più complicate, quelle che si rifanno un po' alla tradizione. E
a Venezia in particolare c'è la bauta, che non è solo questa piccola mascherina, ma è tutto il mantello, il tricorno, è la mantellina e il cappuccio, che dà questa sensazione proprio di essere vestiti di niente e nello stesso tempo essere completamente nascosti, quindi poter essere qualsiasi cosa si voglia essere. Dal lato testamentario che l'ha creata più di 150 anni fa, la fondazione è sinonimo di perfetta dialettica tra mecenatismo e funzione pubblica della cultura. La gamma delle attività è variegata e attraversa molti campi, dalla cultura storica sino all'arte contemporanea. Qual è il ruolo oggi di una fondazione e come è cambiato il ruolo della cultura nella società? Beh, la Fondazione Corino Stampaglio è una fondazione particolare, è una sorta di Boburgo veneziano, una istituzione tra le più antiche istituzioni di fondazioni culturali d'Italia, perché è quarta in ordine di tempo, dato che nasce nel 1869, che svolge un ruolo di biblioteca civica a Venezia, che ha un museo, che è un museo d'ambiente, una casa museo, ma che espone e colleziona opere dalla fine del 400 fino ad oggi. È quindi una istituzione di grandissimo valore, ma anche di modalità di erogazione del servizio diversissime. Il ruolo della cultura non è cambiato. Il ruolo della cultura è quello della formazione, del vivere civile, della tolleranza, sono tutti temi ancora oggi assolutamente all'ordine del giorno, assolutamente importanti, e che noi cerchiamo di portare avanti aggiornandoli nel miglior modo possibile. Perfetto. Quanto è importante Venezia per la Fondazione e quanto significativo è stato il lavoro affettuoso e sapiente di Carlo Scarpa, un grande veneziano? Beh, il conte Giovanni Querini, quando ha scritto il suo testamento, ha dedicato tutti i suoi averi a questa città, cioè l'ha fatto da grande veneziano. La famiglia Querini Stampaglio è stata una delle 12 famiglie che ha fondato la città ed è stata per secoli una delle famiglie che ha governato questo straordinario stato in questa straordinaria città. Quindi diciamo che Venezia è fondamentale, anche se lo stesso conte Giovanni però l'ha pensata anche per gli studiosi stranieri, forestieri, lui dice, e l'ha pensata perché qui dentro si potesse trovare il maggiore conforto, la maggiore quantità di strumenti per continuare a studiare. Ok, come evolverà l'offerta culturale fisica, quindi libri, quadri, sculture, oggetti di arredo, nei prossimi anni, in un mondo che è sempre più globale e più digitale? Mi aggiungo un attimo alla domanda precedente, cioè Carlo Scarpa ovviamente è stato l'innovatore, è stato l'architetto che ha aperto le porte alla modernità. Dopo di lui la fondazione è diventata un'altra istituzione, è diventata un'istituzione al passo coi tempi, ha continuato ad evolversi e a crescere, ha fatto intervenire qui dentro non soltanto grandi architetti come Valeriano Pastore, Mario Botta, ma grandi artisti che di qua sono passati e che hanno quindi messo a disposizione la loro creatività per le funzioni che la Fondazione eroga tutti i giorni. Le attività culturali, proprio questa innovazione, questa modalità di fare il servizio che fa sì che la Fondazione attraverso tutti gli strumenti possibili si aggiorni continuamente, cioè i pubblici sono diventati diversi, continuano ad essere diversi, noi ci rivolgiamo ormai a una comunità che è fatta di persone che provengono da culture e da nazionalità diverse, e il nostro sforzo è quello di continuare a dare un servizio assolutamente in linea con la richiesta, con l'esigenza, con la domanda di questa popolazione multiforme, ma anche degli strumenti tecnologici che ovviamente i tempi ci richiedono. Quindi un nuovo sito, quindi Facebook, i social network, Twitter,
ma anche assolutamente degli strumenti in sede che possano aiutare il nostro cliente, il nostro utente, il nostro visitatore a utilizzare meglio la cultura e gli strumenti della cultura. Quindi non soltanto il wifi in biblioteca, non soltanto degli strumenti per poter usare la tecnologia in biblioteca, ma anche degli strumenti a supporto dei visitatori e degli studiosi. Uno spazio bimbi, per esempio, dove poter affidare il proprio bimbo finché si studia o finché si visita il museo con tranquillità. Anche il carnevale è un fenomeno della cultura popolare che a Venezia ha sempre avuto un ruolo sociale importante. Ci può raccontare come è nato il percorso degli avvenimenti programmati quest'anno? Beh, noi quest'anno abbiamo aderito al programma, al tema del carnevale, che era il colore, e quindi abbiamo deciso di chiamare il nostro programma Viva il Carnevale, il mondo a colori della Fondazione Aquilini Stampalia, perché il carnevale è parte anche della nostra collezione, perché nel museo della Fondazione Aquilini Stampalia ci sono una collezione di belle e lunghi che raccontano la storia del carnevale, e quindi le visite guidate sono diventate un viaggio per bambini e adulti nel colore e nel colore del carnevale. Accanto a questo ci sono anche le altre filoni di attività e le altre parti della fondazione, per cui abbiamo pensato di aggiungere all'aspetto così delle collezioni una serie di incontri mirati a bambini e genitori legati al cinema, alla settima arte, e quindi abbiamo fatto 3 incontri, l'ultimo sarà domani pomeriggio, per quanto riguarda le origini del cinema, le origini del cinema di animazione, le prime forme di colore all'interno del cinema, eccetera. E poi, come diceva il direttore precedentemente, la nostra attenzione a tutto quello che è contemporaneità ci ha visto protagonisti in un ulteriore laboratorio per bambini con una delle artiste che fa parte della nostra collezione e che ha aderito al progetto Conservare il Futuro, che ha fatto del colore la parte importante della produzione artistica e pittorica, e quindi con Maria Morgante abbiamo fatto un laboratorio che si intitolava proprio Un colore tira l'altro, dove hanno partecipato 40 bambini. Quindi diciamo il colore filo conduttore è proprio attraverso quelli che sono i nostri servizi e i nostri pubblici.